Ben ritrovati con Agrimag News. Il 19 novembre scorso è entrato in vigore il decreto legge del 17 ottobre 2017 numero 161 che contiene modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La legge contiene un comma che potrebbe avere effetti devastanti per l'agricoltura italiana. All'articolo 28, acquisizione delle informazioni antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono dei fondi europei, è inserito l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessioni di terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli di qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei. Cioè, la cosiddetta certificazione antimafia deve essere presentata per tutte le pratiche che prevedono la concessione di fondi europei. Niente certificazione, niente soldi dalla politica agricola comunitaria. Rimane la speranza che venga approvato un emendamento del decreto fiscale che elimini il comma colpevolizzato.